Io non so più cosa esclamare su questo Napoli. Non so. Non mi vengono più le parole. Li ho finite. Sì. Torino 0-4 Napoli. Un Napoli incredibile. Un Napoli. Un Napoli schiacciante. Un Napoli infermabile. Andremo a parlare di Toro 0-4 Napoli in questo video, quindi non trovi come gestire, quindi c'è la campanellina, cose importantissime, ma io invece mi devo poco per farlo, quindi fatelo che non lo sono poco, con i 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Allora, Torino 0-4 Napoli, la partita nominata, ma non tanto nel primo tempo, perché comunque il Torino qualche occasione crea, il Torino qualche occasione la mostra, quindi si va a vedere, merette di vedere. Deve sporcarsi un po' i guantoni, però nulla di preoccupante. E al nono Osimhen sul calcio d'angolo, battuto da Zilis, colpisce di testa e fa 1-0, poi sul rigore di Quarascheria, lento perché l'aveva atterrato in area, lì era l'unica cosa che potevamo fare, lo atterrà, lo fa tirare, quindi fa fare gol, lo tira centrale di pallonetto e fa 2-0 per il Napoli. 2-0 per il Napoli, non è proprio preso così, dove comunque il Torino crea qualche difficoltà, crea qualcosa, ma il Napoli in qualche modo deve trovare sempre quella cosa per mettersi in difficoltà, ecco, per mettersi in difficoltà. Il secondo tempo comunque il Torino si demoralizza un po', come giusto che sia, comunque 2-0 la potevi ancora riprendere in qualche modo, se facevi quello potevi crederci. Comunque lo potevi crederci, ma il Napoli non te lo permette. Facciamo 3-0 nuovamente con Osimhen. L'azione parte tutta da Quarascheria, che su assist di che fa un assist da copro di testa, la rimette in mezzo, Osimhen prende all'ultimo il pallone e fa 3-0 di testa, 21 in campionato, un giocatore semplicemente sontuoso. Dovrebbe essere sontuoso. E poi in spalle qui, giustamente, a partita finita, ne fa riposare un po', ed entrando un bel e facciamo anche il 4-0. Azione avviata, che ve lo devo fare, dal solito Victor Osimhen, che la dà a Quarascheria, Quarascheria la dà a Ndombele, che si prepara per il tiro sotto le gambe di Benjamin Kolasinac, e 4-0 parte da qui, riesita negli ultimi minuti, e con questo andiamo a più 21, su Linde, che deve però ancora giocare stasera contro la Juventus, però nient'altro, più 21, squadra straordinaria, squadra infermabile. Il Torino fa un po' una battuta d'arresto per la conferenza, ma nulla di che. Il Toro è una squadra compatta, solida, ma contro questo Napoli non te la puoi di certo giocare. Quindi noi ci vediamo tra poco con il video di Fiorentina Lecce. Mi guarda gli Aguiles e faccio il passaggio. Bella. Che Napoli.